Gli amici raccontano che quando la spiaggia si svuotava, Mario Eustachio, ex marittimo di 62 anni, piaceva immergersi per nuotare fino al largo in mare. Questa mattina l'ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria Assunta a Silvi Marina, dove alla messa celebrata dal parroco, frate Antonio Iosua, hanno partecipato tante persone, tra le quali c'erano anche il sindaco Andrea Scordella e l'assessore al turismo Giusy Di Giovanni. Eustachio era un esperto nuotatore e un destino beffardo ha voluto che la tragedia, sabato 17 agosto, si consumasse proprio nel luogo che più amava, il mare. Il 62enne è rimasto coinvolto in un incidente mentre nuotava nell'area marina protetta Torre del Cerrano. Si sarebbe scontrato con l'elica di una piccola barca da pesca. Anche l'assessore Di Giovanni ne ha ricordato le qualità e ha testimoniato che tutta la comunità di Silvi è rimasta profondamente addolorata per questo grave lutto. Io sono molto dispiaciuta per la morte di Mario. Mario lo ricordo perché è una persona speciale, una persona sempre con il sorriso, sempre pronto a donare una parola gentile. Con me è stato sempre, sempre molto gentile e soprattutto ha sempre saputo sorridere di ogni problema che gli si presentava. Io lo ricordo, mi dispiace tantissimo, tutta Silvia addolorata, soprattutto per il tragico incidente che diciamo ha un po' sconvolto tutti e i cui contorni ancora non sono ben delineati. Pare che il pescatore stesse andando a calare nasse e reti. L'autopsia, eseguita nella giornata di lunedì 19 agosto dal medico legale Giuseppe Sciarra, ha stabilito che l'uomo è morto per le lesioni provocate dall'elica della barca che sabato lo ha travolto mentre nuotava a circa 600 metri dalla riva. Un impatto violento che ha provocato fratture gravi alle ossa facciali. Se per le certezze ufficiali bisognerà attendere che vengano depositate le relazioni tecniche, le lesioni che hanno provocato il decesso sono compatibili con l'elica del motore della barca in questione, come è emerso nel corso del sopralluogo tecnico che si è svolto ieri mattina a Silvi su delega del PM Greta Aloisi, il magistrato della Procura della Repubblica di Teramo, titolare del fascicolo. Pare che al momento non siano in corso indagini sul coinvolgimento di altre imbarcazioni e gli investigatori e gli inquirenti sarebbero concentrati sulla piccola barca da pesca sequestrata e il proprietario, un pescatore, è indagato per omicidio colposo.